è successa una cosa inaspettata. Vi ricordate un po' di tempo fa avevo fatto un video in cui commentavo insieme ad Alissa questo gioco che si chiama Deco Neco, in cui abbiamo questo gatto, questa stanza e la dobbiamo decorare. Ecco, io l'ho messo sul canale e gli sviluppatori di questo gioco l'hanno visto e per ringraziarmi hanno deciso di donarmi delle piume. Le piume, come sapete, sono praticamente la moneta del gioco. E quindi io adesso mi ritrovo con ben 109 piume che equivarrebbero a circa 8 euro e qualcosa, quindi insomma vabbè, non è che sia sto grandissimo regalo, però insomma sempre 8 euro risparmiati che adesso quindi userò qui insieme a voi, visto che appunto le ho ricevute in regalo perché avevo fatto un video, facciamoci un video. Allora, io già non mi ricordo più come si gioca, però ho appena ricevuto un water nuovo, guardate qua, che felicità. Ok, finalmente possiamo avere un water che costa 4 piume e quindi lo compriamo. E adesso dove lo mettiamo? Io ho soltanto la cucina, lo posso mettere in cucina? Secondo voi un water ci potrebbe star bene? Ma non posso avere un'altra stanza? Cioè io ho soltanto questa stanza in tutta la mia vita, in tutta la casa. Vabbè, comunque eccolo qua, ho trovato il water, quindi equipaggiamolo. Dove lo possiamo mettere? Qua, ci sta bene? Dove lo posso mettere sto coso? Non si rifiuta di mettersi. No, ok, io metterei qua il water. Ok, perfetto. Intanto qua credo di aver fatto anche un obiettivo. Benissimo, qua c'è una stella. Ah, è vero che potevo esprimere i desideri. Beh, esprimiamolo, vediamo se si avvera. Oh, cosa ho preso? Mr. Bear? Cosa sarebbe Mr. Bear? Datemi Mr. Bear. Inoltre c'è un evento, eccolo qua. L'evento limitato dell'autunno che posso ottenere con i desideri, appunto. Quindi se io esprimo un desiderio potrei ottenere una roba autunnale, però niente, come non detto, non ho preso niente. Io rischio di finire tutte le mie piume così se continuo. Quindi io vorrei capire dov'è sto Mr. Bear che ho appena vinto. Che cosa sarebbe Mr. Bear? Non è che è un gatto di questi. Ah, eccolo qua. Lo posso prendere, lo posso mettere nella mia casa. Ok. Oh. Ah. Aspettate, ragazzi. Io posso creare una stanza nuova per ogni gatto. E allora ecco come si fa ad avere nuove stanze. Bisogna avere nuovi gatti. I gatti non possono convivere da soli. Cioè, non possono convivere insieme, non da soli. Cioè, è l'esatto contrario di quello che ho appena detto. Quindi, questo water io potrei darlo a Mr. Bear, in realtà. Vediamo un po' se posso prenderlo e rimettermelo in tasca. No, una volta messo me lo devo tenere qui. Ma come funziona? Scusate, Non sono d'accordo. Ah, ecco, no, c'era quel tasto apposito. E va bene, dai, piano piano ricomincerò a... Ma no, questo ce l'ho già. Ricomincerò a sapermi orientare e muovere all'interno di questo gioco di questi gatti palletta. Devo dire che il gioco mi piace principalmente per il fatto che i gatti sono troppo palla e quindi li adoro. Bene, allora facciamo che questo qui vive nel bagno per il momento. Così almeno quando anche l'altro deve andare al bagno può venire qui bathroom. Perfetto. Spendiamoci tutte le nostre piume, sennò che ce le hanno date a fare. Tanto non è che le posso convertire in soldi veri, no? Quindi tanto vale spenderle. Quindi, allora, questa è la cucina che abbiamo messa a quell'altro. E qua mettiamo il bagno. Ecco qua. Oh, ma guardate che carino. Però non si abbina al colore di questo gatto. Qui ci vorrebbe un gatto più chiaro, ma io non c'ho altri gatti, vero? Eh no. Ho soltanto Oliver e Mr. Bear. E vabbè, per ora va così. Allora, avevamo detto anche una cosa molto interessante. No, non l'abbiamo detta, però l'avevamo detta l'altra volta. Cioè che toccando i gatti, vedete, loro generano soldi. Sono come i gatti veri. Cioè se voi i gatti veri li filmate e li mettete su internet, quei video faranno milioni di visualizzazioni che si convertiranno in soldi. E quindi è proprio così che funzionano i gatti, è la loro caratteristica principale, convertono la loro esistenza in soldi se voi volete. Intanto compriamo queste torte, perché per chi non avesse visto il video precedente vi spiego che cosa fanno. Se noi le diamo ai nostri gatti avranno degli effetti, per esempio questa ci fa avere un bonus di 35 monete per 8 secondi, quindi noi se gliela facciamo mangiare e poi lo tocchiamo per 8 secondi invece di avere una moneta ne avremo 35.
E quindi vediamo un po', ecco qua, infatti vedete quando io lo tocco escono fuori molte più monete, più 35, più 35, ecco adesso è tornato a fare più 1, quindi vuol dire che è passato l'effetto. Ma secondo voi i gatti danno monete diverse in base al tipo di gatto o no? Questi ne danno uno, però lui ogni tanto ne dà due, forse ogni tanto ne danno anche due, ma... vai a capire. Intanto prendiamogli dei vestiti. Allora, il cappello coniglio. Oh, finalmente me lo posso permettere. Io devo ringraziarli questi qua che hanno visto il mio video e quindi hanno deciso di darmi gratuitamente delle piume. E quindi continuiamo con l'arredamento di questo bagno, visto che ormai ci ho preso gusto. Compriamo tutto del bagno, compriamo questo, lo specchio, anche un tappeto, poi che altro ci possiamo mettere? Vediamo, no, un computer nel bagno direi di no, però, ah, ecco la vasca da bagno, sicuramente sì. Quanti soldi ci sono rimasti? Ancora 57, oh ragazzi io voglio finire il video che non ho più soldi, e poi così me ne manderanno altri, chi ne so. Non credo, non ci spero. E allora, chiudiamo qua. Però, oh ragazzi, se ha funzionato con me, secondo me potrebbe funzionare anche con voi. Voi provate a fare dei video su questo gioco e vediamo se vi manderanno dei crediti. E magari lo fanno, ma non è che l'hanno fatto con me perché sono particolarmente brava, cioè l'avranno fatto con me perché sarò l'unica che ha fatto il video su questo gioco probabilmente, visto che l'ho scaricato completamente a caso. Quindi allora prendiamo la vasca, ma come sto facendo brutto sto bagno, è che c'è poco spazio. No, ma io non posso ruotarlo, cioè se lo voglio ruotare devo pagare. No. Quindi mettiamo le cose così e ci accontentiamo così. Qui c'è il lavandino, qui c'è la vasca, scusami, tu togliti, ecco. Ok, non lo posso mettere sul water il gatto, vediamo. Sì, ce lo posso mettere, bellissimo. Oh, questo bagnetto non sta venendo affatto male, ragazzi. Mettiamoci qualche altra cosa, eccolo qua. Ok, no, forse no, non li avevo comprati in effetti, perché qua vedo che ho finito le cose, le ho già messe tutte, ho soltanto quella pianta che la potremmo mettere qui sopra, così decoriamo un po' questo water. Oh ragazzi, quasi quasi è più bello il bagno della cucina, anche perché la cucina non l'ho arredata io, cioè ho preso questo arredamento che già aveva tutto, quindi adesso almeno ci dovrei mettere qualcosa di mio, altrimenti la mia vena creativa ne risentirà. Perché io devo fare le cose fatte da me, lo sapete, non mi accontento delle cose fatte dagli altri. Ma dov'è finita quella cosa che ho appena comprato? Dov'è quella torta? Perché non ci sei? Sì, la compro la torta. E ora dove la trovo però? Dovrebbe stare qua. Ah, eccola. E allora si vede che prima mi sono sbagliata. Allora, la torta la mettiamo sul tavolo. Ah, la marmellata. Sì, dai. No. Ah, questa costa monete, non costa piume, quindi... ancora meglio, perché le monete le facciamo più facilmente, anche se comunque le monete le possiamo convertire in piume, eh? Quindi non è necessario spendere soldi veri in questo gioco, infatti mi era piaciuto per quello, perché se noi ci guadagniamo le nostre monete toccando il gatto e poi le vogliamo trasformare in piume, andiamo qui sulle piume e vedete possiamo convertire 1000 soldi in una piuma, oppure possiamo guardare la pubblicità e abbiamo 3 piume. Perché, ma sapete che mi sa che quelli mi hanno dato pure delle monete, questi qua che mi hanno regalato le piume, adesso ci sto pensando che io non avevo tutte quelle monete, o forse sì, ma non ci avevo fatto caso, quindi non lo sapremo mai, ma adesso tanto le spenderemo tutte, quindi chi se ne importa se ce le avevamo o non ce le avevamo. Alla fine di questo video io sarò di nuovo povera, come è giusto che sia. Quindi mettiamo qua questa pianta. Tra l'altro io sto facendo questo video e ho accanto a me Bia, quindi ho la mia vera gatta e sto qui ad arredare la casa a un finto gatto. Però intanto coccolo Bia, voi non mi vedete, ma la sto accarezzando anche in questo momento. Allora, mettiamo qui una bella tazza calda. Le sedie non ce l'avremo mai, ma forse potremo mettere
dei cuscini almeno per sederci. Vediamo se ci sono dei cuscini. Eccolo qua, cuscino da pavimento. Ma è la cosa più brutta che si possa vedere. Cioè, entro in cucina e c'è questo cuscino. Mi sono già pentita di averlo comprato. Ma come faccio per avere altri gatti? Ah, ok, con i desideri, è vero, me l'ero già scordato i desideri. Ecco come possiamo spendere tutte le nostre piume, con i desideri. Continuiamo, ma sto vincendo dei soldi. Continuiamo, ma io voglio vincere un gatto. Voglio un gatto, voglio quelle cose autunnali. Dai, non mi far finire tutte le piume senza darmi le cose belle, eh. No, stavolta addirittura niente. Dai, 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 niente. Vabbè, faccio l'ultimo. Niente, soldi. E allora, niente, per oggi non abbiamo vinto e allora continuiamo a comprare. Queste cose non costano piume però, io voglio spendere le piume. Cos'è questo coso? Questa è la chance per avere un visitatore. No! Costava 50 piume, io me le sono spese tutte, ma adesso allora me le vado a rifare. E ce l'abbiamo fatta, abbiamo di nuovo 50 piume e adesso ce le spendiamo subito tutte! Via! Yes! E ora dove lo mettiamo questo? Mettiamolo qua, davanti alla porta. Per dove è finito? Dove sei finito? Ah, ok, c'è ma è invisibile, quindi nessuno sa che c'è. Però potrebbe arrivare un visitatore. Intanto però abbiamo finito tutte le piume, quindi siamo riusciti nel nostro intento di tornare poveri. Adesso l'ideale sarebbe spendere anche tutti i soldi e quasi quasi lo faccio, tanto a forza di comprare torte non ci vorrà molto, anche se poi le torte si trasformano in altri soldi. Questo non direi che è come la vita reale, a meno che non siate dei pasticceri, ma in quel caso effettivamente le torte diventano soldi. Perché non ho fatto la pasticcera? Poteva essere una bella strada, sapete? Ok, beh, diamogli da mangiare quindi questa cosa. Mi sa che questo no, mi genera le monete automaticamente, senza che io faccia nulla. Questo invece no, me li dà per 8 secondi, ok. Ok, vediamo che sta facendo lui, niente, come sempre, perché questi gatti non fanno niente. L'unica cosa che possiamo fare è toccarli e far generare queste monete che poi serviranno ad arredare le loro casette. Basta, questo è quanto. Ah, se compravo un comodino sbloccavo anche la missione. Vediamo se c'è un comodino che posso comprare senza piume. Andiamo qua. Comodino, comodino, come niente qua? Ma scusate. Ah, perché queste sono le cose che io possiedo, non sono quelle che devo comprare. Che tonta. Ok, se metto la mensola, dovrebbe contare la mensola. Vediamo. Vediamo. Sì, infatti, mi ha dato la missione completata. E poi queste sarebbero le missioni settimanali, che già ne ho completata qualcuna, guardate. Guardate quante cose sto vincendo. Sacco di trofei e altro. Che poi come, a cosa servono questa specie di scudetti? 3000. Ah, ok, erano gli scudetti quelli che diventano sempre piume, quindi 5000 di quegli scudetti, medaglie o come le vogliamo chiamare, o 1000 monete diventano una piuma. Io avevo capito che erano 5000 monete, invece no, erano 5000 medaglie. Quindi le medaglie si ottengono con le missioni, invece le monete cliccando il gatto. Ok, adesso abbiamo fatto il punto della situazione. Non abbiamo più bisogno di nulla se non di un bellissimo cappello a forma di banana, ma non abbiamo abbastanza soldi, maledizione. Allora dobbiamo venderci delle altre piume. Sì, però una alla volta questo me ne fa prendere, cioè veramente pesante, ma io ne voglio prendere di più insieme, no, eh? Non me lo permetti. E allora andiamo una alla volta, perché a me quel cappello banana serve come il pane, non posso farne a meno. Ecco qua, finalmente ce l'ho, perché questo sta benissimo al nostro Mr. Bear. Glielo andiamo anche a mettere immediatamente. Ecco fatto. Vabbè ragazzi, niente, oggi avevo voglia di fare questo video semplicemente
per sfruttare queste piume gratuite che ho ricevuto, perché altrimenti che ci facevo? Cioè, avevo già deciso di non giocarci mai più a questo gioco e invece mi è arrivato questo regalo e allora ho deciso di utilizzarlo, così almeno vi ho fatto divertire un po' a vedere come le spendevo. Niente, provateci anche voi, fate dei video su Deco Neco, che è il nome di questo gioco, e poi fatemi sapere se anche a voi dovessero arrivare questi regali. Magari se mettete la vostra mail, ovviamente, per essere contattati, potreste essere contattati, per l'appunto. Fatemelo sapere se funziona anche con voi, oppure se sono stata fortunata solo io, e fatemi anche sapere se vi piace come sto pian piano personalizzando questa casetta. Per oggi vi saluto e ci vediamo al prossimo video, al prossimo gameplay e alle prossime cose che mi inventerò.